ci troviamo al Palasport di Brescia, dove si è appena concluso per 2-3 l'incontro tra Brescia e Reggio Emilia, e siamo con lo schiacciatore di Reggio, Romolo Mariano. Romolo, questa sera hai svoltato la partita in parecchie occasioni, sei soddisfatto della tua prestazione e di quella complessiva della squadra? Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, non nego ovviamente anche la mia prestazione, sono molto contento. È stata una partita tostissima, giocare con Brescia è sempre molto molto difficile, sono una squadra veramente che non molla mai, ma sono molto orgoglioso della mia squadra perché non abbiamo mollato, è quello che ci diciamo, il livello del campionato è altissimo e dobbiamo stare lì sempre punto a punto, e se molli un secondo gli altri vincono, e quindi così. Siamo stati bravi quando abbiamo perso i set con tanto distacco e poi abbiamo recuperato e alla fine siamo venuti fuori. Ci troviamo con Nicolò Volpe, centrale di Reggio Emilia. Nicolò, oggi partita molto altalenante, un gioco indefinito fino all'ultimo. Cosa ci dici su questo match? Sì, è stata un po' una partita dai due volti. Siamo partiti un po' contratti all'inizio del primo set, poi abbiamo recuperato, abbiamo giocato bene il secondo, il terzo malino direi, il quarto di nuovo a rincorrere, invece il tiebreak è stato partita combattuta, dura, quella che ci aspettavamo. Dobbiamo migliorare perché fare due set così altalenanti non fa bene, però siamo stati bravi a recuperare. Ci troviamo con Luca Cantagalli, allenatore di Reggio Emilia. Coach, stasera partita altalenante da cui siete riusciti a portare a casa due punti. State recuperando dopo tre partite perse e la Conad dall'inizio del campionato ricomincia a farsi vedere. Sì, effettivamente non abbiamo avuto un inizio brillante, però comunque adesso siamo in gioco e giochiamo con le armi che abbiamo. È stata una settimana molto difficile perché tanti giocatori non c'erano e sono proprio rientrati alcuni giovedì, alcuni venerdì, quindi insomma la partita è stata preparata non come doveva essere preparata da un punto di vista tecnico, e quindi l'abbiamo giocata col cuore come stiamo facendo ultimamente. Questo ci costa ovviamente tanta energia, però anche oggi eravamo in carenza di organico e poi i ragazzi sono stati bravissimi perché non hanno mai mollato, mai, anche quando abbiamo perso un set malamente siamo rientrati con la voglia di rifarci, e siamo stati bravi, veramente bravi, perché non è facile non riuscire a allenare al 100% tutta settimana, poi esprimere un buon gioco durante la partita. E quindi sono soddisfatto, consapevole che c'è tanto da lavorare, che non siamo ancora ovviamente al top, ma lottando riusciamo sempre a venirci fuori in qualche modo. Questo va merito sicuramente ai ragazzi, va merito al mio staff, a tutti quelli che stanno lavorando per noi in questo momento.